Noi continuiamo col telegiornale presentato il Festival del giornalismo agroalimentare a Torino. Il 5 febbraio scorso, nella giornata nazionale contro lo spreco di cibo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Festival del giornalismo alimentare in programma a Torino il 20, 21 e 22 febbraio. Durante la conferenza stampa a Torino è stata lanciata una proposta per ridurre i rifiuti alimentari. È stata presentata la Food Bag, scatola che ogni ristoratore dovrebbe consegnare ai clienti per portare a casa il cibo pagato e non consumato. Presenti alla conferenza anche alcuni maestri del gusto di Torino e provincia. A Palazzo Birago è stato presentato il programma della tre giorni della Kermesse che si svolgerà al centro congressi del Lingotto. Sono previsti 35 panel di lavoro in seminari e tavole rotonde e la presenza di 170 esperti fra giornalisti, istituzioni, imprenditori, food blogger, influencer, chef e rappresentanti delle associazioni. Per saperne di più www.festivalgiornalismoalimentare.it. Quinta edizione del Festival Giornalismo Alimentare e due importanti progetti, il primo legato al food bag e il secondo in cui presenterete dei dati. Cominciamo dal primo. Allora, perché il Festival del Giornalismo Alimentare, ma del giornalismo, quindi presenta un oggetto fisico che è una scatola per recuperare gli avanzi di cibo che abbiamo pagato al ristorante? Perché per noi è un grande veicolo di comunicazione. Quell'oggetto lì, vederlo nei ristoranti, riceverlo, portarlo a casa, già di per sé potrà dirci spreca meno. In più l'oggetto scatola avrà un decalogo per conservare bene il cibo, che è l'altro grande elemento di disinformazione che c'è oggi rispetto alla sicurezza alimentare per le famiglie. Oltre al fatto che oggi è la giornata nazionale contro gli sprechi e quindi è un segnale forte che possiamo lanciare, perché il festival ha come primo obiettivo quello di migliorare il rapporto dell'informazione nei confronti dei cittadini. Qual è il contributo della Camera di Commercio? Ma noi, come al solito, utilizziamo il Festival del Giornalismo Alimentare come una straordinaria vetrina, perché parliamo a specialisti del settore e raccontiamo le eccellenze del nostro territorio. Quindi i nostri tre progetti più importanti, Torino CIS, Torino DOC e Maestri del Gusto.